Boccaccio, in origine Emilia Cuciniello, domina da oltre 30 anni la scena artistica italiana in modo incontrastato. Dopo aver vinto nel 78 il titolo di Miss Teenager Italy, inizia a lavorare in programmi televisivi come Galassia 2 e Vedette con lo pseudonimo di Millie Moo. Lavora inoltre al cinema, al teatro, ma accetta comunque la proposta di Riccardo Schicchi di far parte del gruppo di attrici pornografiche di Diva Futura. Lavora e interpreta tantissimi e famosissimi film, però ora decide di aprire una propria casa per film hard. Tant'è vero che il punto di forza di Millie D'Abraccio, che la distingue dalle dive del settore, è questa naturalezza nell'interpretare film pornografici, anche scabrosi, senza essere mai volgare, bensì empatica, umanamente ricettiva e subdolamente ironica nel porsi fisicamente agli altri. Come diceva il compianto Pierpaolo Pasolini, la volgarità è figlia della noia e madre del sorriso, come voler confermare come sia rivoluzionario che film del calibro di Animalità, strane sensazioni, Una famiglia per pene e Doppio contatto anale risultino palesare elementi di carattere sociologico e di ricerca artistica formale che veramente sono rari da trovare in questo tipo di cinematografia.